Benvenuti a tutti dal palazzetto del Bione, quarta giornata d'andata del campionato nazionale divisione B, girone B. Di fronte la Gimar Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo e la Rima Desio di coach Davide Villa. I lecchesi arrivano dalla confortante vittoria in terra toscana contro Firenze, mentre Desio arriva da due vittorie consecutive contro Mortara e Pavia. Vediamo i due quintetti. Meneguzzo sceglie per Mascherpa, Daniello, Siberna, Piunti e Balanzoni. Dall'altra parte Desio degli ex Novati, Negri e Gallazzi, inizialmente in panchina, in campo subito Negri, Novati, Esposito, Politi e Quartieri. Tra poco la palla 2 per l'inizio della gara. Un attimo ancora di pazienza perché stanno sistemando uno dei due tabelloni che aveva dei problemi e tra poco la partita può iniziare. Subito a saltare Balanzoni e Politi, i due pivot delle due squadre. Tutto pronto per la palla 2 tra Lecco e Desio, quarta giornata d'andata del campionato di Serie B. Tutto pronto. Alza la palla all'arbitro, primo possesso Lecco, palla subito nelle mani del play Giulio Mascherpa. Piunti, palla per Siberna, autore di 16 punti settimana scorsa a Firenze. Daniello in palleggio, Daniello dentro per Piunti, rimbalzo Desio, palla a Lorenzo Novati. Novati, Quartieri, va per terra, non c'è fallo, Politi, ancora Novati. Novati, Quartieri, cerca Politi, ancora Novati. Quartieri da tre, corto, rimbalzo Lecco, Mascherpa. Palla nelle mani di Giulio Mascherpa. Arriva Balanzoni, Mascherpa vede Piunti. Piunti da tre e prima tripla della serata, Giorgio Piunti, 3-0 Lecco. Possesso Desio, Novati, Negri, eccolo, l'ex capitano del basket Lecco. Quartieri in penetrazione, Quartieri fino in fondo, Politi, rimessa Desio, ultimo tocco probabilmente di Jacopo Balanzoni. Rimessa Desio, Novati per Negri, testa la linea Andrea Negri, palla Lecco, palla persa da Negri, rimessa per Lecco. Daniello, Mascherpa, sempre Giulio Mascherpa, Piunti, Daniello, Balanzoni penetra in aria, si ferma, palla Mascherpa, penetra Mascherpa, 5-0, canestro e fallo, grande giocata di Giulio Mascherpa, canestro e fallo, libero aggiuntivo, 5-0 per Lecco quando il cronometro dice 8 minuti e 28 secondi del primo quarto, libero per Mascherpa. Mascherpa e chiude il gioco da 3, 6-0 per Lecco. Avvio incoraggiante dei lecchesi. Possesso Desio, Novati. Novati, cerca Politi, non lo trova, allora Negri. Novati, palla per Politi. Entra in area, Esposito. Ferro e Negri. Negri ancora lui, dentro, due punti di Negri, 6-2. Due punti di Andrea Negri. Riparte Lecco, sempre con Mascherpa, Piunti, Daniello, Mascherpa, davanti a lui Quartieri, Mascherpa,
punti. Siberna, Siberna in penetrazione, Siberna ancora lui e fallo di Esposito. Fallo di Esposito, due liberi per Lecco. Bella azione di Giacomo Siberna. Classe 96, Vivaio Cantù, autore di una grande prestazione settimana scorsa a Firenze con 16 punti e 6 rimbalzi. Due liberi per Siberna. Va col primo. Sbaglia. Secondo libero per Siberna. Va Siberna, questa volta è dentro. 7-2 Lecco. Riparte Desio, quartieri. Novati. Novati in palleggio. Prova a entrare. Entra. Balanzoni su di lui. Novati. Fuori per quartieri. Palla dentro per Politi. Palla per Negri. Finta e poi Novati deve tirare. Ferro, rimbalzo di Piunti, rimessa Lecco, ultimo tocco di Andrea Negri, rimessa per Lecco. Siberna è sempre Mascherpo, sempre Mascherpo, prova ad entrare, non riesce a passare, allora Piunti, Daniello, dentro per Piunti, palleggio, dietro, fuori per Balanzoni, Balanzoni entra e viene fermato così da Politi. Riparte Desio con Novati. Partita vivace, Politi, Negri. Ancora il numero 8. Prova la tripla. Ferro, rimbalzo di Daniello. E riparte Lecco con Mascherpa. Entra in area Mascherpa. La gioca fuori, forse c'era un fallo. Riparte Desio però con Negri. Esposito. Dentro per Politi. Quartieri, Negri da 3 e dentro, 7 a 5, 5 punti tutti di Andrea Negri, il grande ex, qua sul parquet del Bione. Possesso Lecco ora, Mascherpa. Mascherpa per Piunti, si fa vedere Siberna, Balanzoni. Mascherpa, entra Mascherpa, passi di Mascherpa, palla persa, possesso Desio. Con Andrea Negri, Lorenzo Novati ora, palla nelle mani del playmaker, l'anno scorso a Nova in Serie D con la quale ha vinto il campionato. Politi, confermatissimo ad Esio quest'anno, Filippo Politi, dentro per Esposito, va Esposito fino in fondo, passi di Esposito, giusta la decisione arbitrale, palla persa per Desio. E si prepara ad entrare Edoardo Gallazzi al posto di Alessandro Esposito. Sul parquet Gallazzi, altro ex della sfida, insieme agli altri due Novati e Negri. Possesso Lecco, sempre la palla nelle mani di Mascherpa. Piunti, Daniello, Siberna, Daniello, non trova spazi Lecco, allora Mascherpa prova a entrare in penetrazione, gran palla per Balanzoni, Mascherpa da 3 e dentro, grande tripla di Giulio Mascherpa. 10-5, grandissima tripla di Giulio Mascherpa. Gallazzi dentro per quartieri, due punti facili ma sbaglia, recupera Lecco e riparte con Mascherpa. Daniello dall'altra parte per Siberna, tiro da 3 aperto, non arriva nemmeno al ferro, Balanzoni non entra e recupera Gallazzi, riparte Novati, possesso Desio, Novati per quartieri da 3. Ferro, Politi, la prende Siberna e fallo suo, fallo di Siberna su Politi. Primo fallo di squadra per Lecco contro i due di Desio, primo fallo personale di Giacomo Siberna. Intanto è entrato sul parquet Alessandro Corno al posto di Daniele Quartieri. L'anno scorso a Saronno in C-Gold, Corno. Palla dentro per Politi, due punti, 10-7. Assist di Lorenzo Novati, riparte Lecco, sempre con Mascherpa. Balanzoni, Daniello. Pensa al tiro a 3. Palla per Siberna ora, in post basso verso Balanzoni.
Palanzoni ancora fuori per Siberna, Mascherpa vuole tiro da tre, fallo di Gallazzi su Mascherpa, terzo fallo di squadra per Desio, primo personale di Gallazzi. 10-7 quando mancano 4 minuti e 34 secondi alla fine della prima frazione di gioco. Daniello, Mascherpa. Mascherpa cerca Piunti, lo trova. Palla fuori per Daniello. Fischiato sfondamento a Piunti, fallo in attacco. Fallo in attacco di Piunti. Secondo fallo di squadra per Lecco. Fallo su Corno. E così Meneguzzo inserisce Davide Perego al posto di Giorgio Piunti. Primo cambio per Lecco. 4-27, 10-7 per Lecco. Rimessa da fondo campo per Desio, Negri e palla a Novati. Novati si berna su di lui, lo tiene. Novati dentro per Politi. Cerca di far valere il fisico. Politi fuori per Negri. Dentro ancora per Politi. Dentro per Politi, fuori per Gallazzi, pensa al tiro a tre Gallazzi, non tira, poi tira ora, Ferro, Balanzoni, rimbalzo Lecco e riparte Lecco, Mascherpa, in transizione Mascherpa, dentro in area, fuori per Siberna, fuori per Balanzoni e ora Daniello. Daniello entra in area, da due Daniello, Ferro, rimbalzo di Novati, riparte Desio con Andrea Negri. Andrea Negri la gioca fuori, Corno da tre, pareggio Desio, Alessandro Corno, 10-10, partita piacevole e assoluta parità al Bione. Siberna cerca Mascherpa, palla nelle mani di Giulio Mascherpa, fuori, pensa al tiro a tre, dentro invece per Balanzoni, Balanzoni contro Politi, Balanzoni, grande difesa di Politi. E riparte Desio con Novati. Gallazzi. Dentro Gallazzi, dentro per Politi. Due punti facilissimi. Primo sorpasso Desio quando mancano 3 minuti alla fine del primo periodo. 12-10 per Desio. Si fanno sentire i supporter venuti dalla Brianza. Palla nelle mani di Mascherpa. Ancora Mascherpa, Perego. Siberna. Siberna dentro fino in fondo, poi Balanzoni contro Politi, perde palla Balanzoni, riparte Novati, facile Gallazzi, Ferro, Novati, fallo e canestro, fallo di Davide Perego, abbastanza inutile, fallo e canestro, più 4 Desio, 14-10 con libero aggiuntivo, e chiama il time out coach Massimo Meneguzzo. Fallo inutile di Perego sul tapin di Novati dopo il clamoroso errore di Edoardo Gallazzi da sotto. 14-10 per Desio che è rientrata. Parziale di 7-0, da 10-7 a 14-10. Time out ora, primo chiamato da Lecco. Partita piacevole, Lecco aveva iniziato benissimo, adesso si è un po' perso il bandolo della matassa, Desio è ritornata sotto grazie alla tripla di Corno che ha permesso il pareggio e poi i due punti di Lorenzo Novati, uno degli ex di questa serata insieme a Gallazzi e soprattutto l'ex capitano del basket Lecco, Andrea Negri. Si ritorna sul parquet per il libero aggiuntivo, Lorenzo Novati dovrà cercare di completare il gioco da tre. Novati dalla lunetta, due punti per lui fino ad ora stasera, potrebbe segnare il terzo completando il fallo e canestro subito da Davide Perego. Novati dalla lunetta, Novati dentro, 15-10 per Desio, riparte Lecco con Mascherpa. Mascherpa non vede nessuno, Piunti, giusto, fallo su Daniello di Corno, giusta la chiamata arbitrale, quarto fallo di squadra per Desio contro 3 di Lecco. Daniello, Mascherpa,
Palla per Todeschini che è entrato in campo al posto di Siberna. Stoppatona, stoppatona. Ma la palla è ancora di Lecco. È entrato sul parquet Todeschini al posto di Siberna intanto. Mascherpa prova ad entrare, fuori per Piunti. Daniello, Todeschini da tre. Ferro, rimbalzo Piunti. Ancora stoppato Piunti fino in fondo, non riesce a entrare. Ancora Politi, insuperabile, rimessa Lecco. Insuperabile Filippo Politi. Rimessa Lecco, mancano 7 secondi alla fine dell'azione. Todeschini, la palla non arriva a Daniello perché interviene Corno, rimessa ancora per Lecco, 6 secondi. Daniello, Mascherpa. Mascherpa contro di lui Negri, Mascherpa vuole la tripla. Rimbalzo di Politi, Todeschini, rimessa Desio. 10 a 15 per Desio, 1 minuto e 50 alla fine del primo quarto. Cambio per Desio, rientra Quartieri, esce Andrea Negri, applausi per lui. Gallazzi, Novati. Todeschini su Novati, Novati ancora lui, Novati. Corno. Fa vedere Politi, pick and roll, lo chiama Quartieri. Quartieri, Quartieri, fuori dall'arco dei 6.75, fallo, fischiato. Ancora una volta a Perego, su Politi. Quarto fallo di squadra anche per Lecco, parità nei falli di squadra, 4 pari. 1 minuto e 33 alla fine, 15 a 10 per Desio. Corno dalla rimessa. Fuori, invasione di campo. Invasione di campo, palla recuperata da Lecco. Invasione di campo, errore di Corno, numero 6 di Desio. Daniello, Mascherpa. Mascherpa, esce Perego, Todeschini, avrebbe il tiro da tre, Perego prova a penetrare lui, sbaglia, Politi recupera ancora, riparte Novati. Campo aperto, dentro Novati, fuori per Gallazzi, Politi. Politi si appoggia a Perego, Politi, fallo e canestro ancora una volta. Terzo fallo personale di Davide Perego e seconda volta con fallo e canestro. Incredibile. 10 a 17 per Desio e tiro aggiuntivo per Politi. Perego non riesce assolutamente a contrastare Filippo Politi nel pitturato e infatti rientra ora Jacopo Balanzoni, fuori Davide Perego. Libero aggiuntivo, vediamo se Politi riesce a chiudere il gioco da tre. Politi dalla lunetta. Politi dentro, 10 a 18. Cambio, entra il numero 20 Colombo Tommaso per Filippo Politi. Grandissima prestazione per ora per il pivot titolare di Desio, Filippo Politi. Possesso Lecco, sotto di 8, Mascherpa. Balanzoni, esce Daniello. Palla Daniello, Daniello ancora Mascherpa. Entra Mascherpa da 2. Ferro ed entra. 18 a 12, torna a segnare Lecco. Intanto è uscito Novati ed è entrato il numero 4 Gianmarco Gatto. Quartieri. Quartieri fuori per Corno da 3, Corno, Ferro, Balanzoni rimbalzo, riparte Lecco, possesso Lecco, Mascherpa. Mascherpa, Todeschini, Piunti, Piunti, Piunti contro Gallazzi, Piunti dentro. 18 a 14, bellissima giocata di Giorgio Piunti e Lecco ritorna a contatto, meno 4. Poco più di un possesso di vantaggio per Desio. Gatto. Gatto dentro in penetrazione, Gatto. Gatto dentro per Colombo che perde palla, poi la recupera. La gioca Quartieri da 2. Canestro valido. Canestro valido, non valido, canestro valido, 14 a 20, più 6 Desio alla fine della prima frazione di gara.
Canestro valido proprio sulla sirena di Daniele Quartieri, dopo la palla recuperata e poi persa da parte di Tommaso Colombo. Primo quarto che ha visto Lecco partire benissimo con subito un parziale di 6-0 e poi la rimonta di Desio fino al 20-14 di fine primo quarto. Su tutti, grande prestazione per ora nelle file desiane di Filippo Politi, totalmente dominatore nel pitturato. E Lecco già con problema falli, Davide Pergo, 3 falli solo in questo primo quarto. E questa può essere una chiave della partita. Meno di un minuto all'inizio della seconda frazione di gioco. Vedremo se Lecco riuscirà a portare sui propri binari la partita. Impatto anche positivo da parte dell'ex più atteso, Andrea Negri. 5 punti per lui, una tripla e un canestro da 2. Ecco, le squadre rientrano sul parquet. Indicazioni da parte di coach Massimo Meneguzzo ai suoi. Lecco che riparte con Mascherpa, Todeschini, Balanzoni, Piunti e Daniello. Desio invece riparte con Quartieri, Gallazzi, Corno, Gatto e Colombo. Si riparte, suona la sirena, riparte il secondo quarto. Palla Desio. Quartieri dalla linea bianca. Quartieri, Gatto. Todeschini su di lui, subito in pressione. Gatto, possesso Desio. Gallazzi. Blocco di Colombo, centro area, Corno, Corno per Gallazzi, Colombo fuori dall'arco del 6-75, Gatto in penetrazione, fuori per Quartieri da 3, la palla balla sul ferro, rimbalzo di Mascherpa, riparte Desio, riparte Lecco, scusate, dentro per Balanzoni, dentro per Mascherpa, fallo e canestro, grandissimo fallo, grandissima giocata di Giulio e Mascherpa. È già la seconda volta che fa canestro e subisce fallo, assist di Balanzoni, 20-16, ricuce Lecco col tiro aggiuntivo per Giulio Mascherpa. Grande prestazione fino ad ora di Giulio Mascherpa, come al solito, faro della squadra lecchese. Mascherpa dalla lunetta. Mascherpa dentro, meno 3, 17-20, sempre Desio in vantaggio, un possesso pieno di vantaggio. Gatto, si fa vedere Corno. Corno dentro per Quartieri, subito palla recuperata, Mascherpa, possesso Lecco, Mascherpa, Todeschini, Davide Todeschini, ancora lui, Balanzoni, volevano un fallo quelli di Desio, Mascherpa dentro, Mascherpa fuori per Balanzoni, Daniello e penetrazione, balla sul ferro la palla, la recupera Gatto e riparte Desio. Poteva andare a meno uno Lecco. Gatto, ancora lui, Gatto dentro, Piunti la recupera ma non c'è invasione, allora Gatto entra, Balanzoni, fallo di Jacopo Balanzoni, 2 liberi per Desio, il lunetta Gianmarco Gatto. Sostituzione intanto per Desio. Rientra sul parquet Andrea Negri ed esce Alessandro Corno. Primo fallo per Balanzoni. Dalla lunetta Gatto. Va col primo. E sbaglia. Corto il tiro di Gatto. Primo libero sbagliato. Va col secondo. E sbaglia di nuovo. 0-2 dalla lunetta per Gatto.
Possesso Lecco. Todeschini. Piunti. Todeschini. Mascherpa. Dentro per Piunti. Prova a girarsi Piunti. Sbaglia. Daniello la recupera. Grande recupero di Daniello. Eve Mascherpa da tre. Tabella. E la prende Colombo. Riparte Gatto. Grande recupero di Daniello prima. Ha evitato. E stoppata di Balanzoni. Grande stoppata di Balanzoni su Quartieri. Riparte Lecco. Todeschini. Fallo di Gallazzi su Piunti. Secondo fallo di squadra per Desio. Come dicevo prima, grande recupero di Andrea Daniello che ha evitato un'invasione di campo scritta. E time out chiamato da coach Davide Villa. Lecco ha dimezzato lo svantaggio, è andato a riposo sul 14-20, ora siamo 17-20 grazie al gioco da 3 di Mascherpa. Canestro e fallo, già il secondo della serata. Prestazione maiuscola come al solito quella del capitano lecchese. Time out chiesto da coach Davide Villa, confermatissimo dopo la salvezza dell'anno scorso ottenuta proprio qui sul parquet del Bione, 61-60 al termine di una gara tiratissima che rischiò di far saltare il sogno playoff a Lecco, ma poi ironia del destino fu proprio anche grazie a Desio che Lecco andò ai playoff, perché la giornata dopo Desio batté all'Aldo Moro i friulani della PN Pordenone, contribuendo quindi alla rimonta di Lecco. Finito il time out, rientrano le squadre sul parquet, 8 minuti esatti all'intervallo lungo, 17-20 per Desio e possesso Lecco. Siberna rientrato sul parquet al posto di Andrea Daniello. Si fanno sentire intanto i lecchesi del Bione per incitare la squadra. Siberna. Siberna non si fa vedere nessuno, allora fuori per Piunti. Giulio Mascherpa. Todeschini. Piunti. Gatto su di lui, Balanzoni. Mascherpa dentro, Mascherpa, Balanzoni, Balanzoni è Politi, Balanzoni. Entra! 19-20, meno uno Lecco che torna a contatto. Vantaggio sottilissimo, parziale di 5-0 Lecco. Desio ancora non ha segnato in questi quasi 3 minuti del secondo periodo. Negri. Gatto. Cerca Politi. C'è Mascherpa su di lui. Recupera Mascherpa. Balanzoni, Todeschini. Campo aperto, Siberna. Fuori per Todeschini. Dall'altra parte Mascherpa. Balanzoni, Todeschini. Piunti. Piunti prova da 3. Ferro, Balanzoni, rimbalzo è di Desio. Riparte Gatto. Balanzoni, Negri da 3. 22-19, seconda tripla messa a segno da Andrea Negri. Ora Piunti. Più 4 Desio, 19-23. Siberna in palleggio, Siberna, Balanzoni. Balanzoni c'è Piunti, Balanzoni, spalla canestro con Politi, si gira, ferro, Piunti, Politi ancora lui, giganteggia nel pitturato Filippo Politi, Quartieri per Negri, ancora da 3, questa volta prende la tabella e riparte Lecco, con Mascherpa, dall'altra parte c'è Siberna, Mascherpa vede Piunti, Piunti Siberna, ancora lui, entra Siberna da 2, due punti, primi due punti di Giacomo Siberna, 21-23 per Desio, un possesso di vantaggio. Gatto. Gatto, dentro c'è Politi, palla fuori per Quartieri, ancora Gatto, Negri, Gallazzi, Gallazzi su di lui Balanzoni, entra Gallazzi, fuori per Gatto, avrebbe il tiro da tre, non lo rischia, fallo di Siberna. Secondo fallo personale di Siberna. Il secondo fallo di squadra, Lecco. Ci sono dei cambi, escono Gallazzi e Gatto, entrano Esposito e Novati per Desio, per Lecco invece rientra Andrea Daniello, esce Giulio Mascherpa. 5:55 sul cronometro del secondo periodo, 21-23 per Desio.
possesso Desio, Novati. Novati, Politi. Palla in mano a Politi, spalla a canestro con Balanzoni, prova a girarsi fuori per Novati, vorrebbe il tiro da tre, ritorna da Politi e la mette dentro ancora. 21-25, ancora Filippo Politi, assist di Lorenzo Novati. Piunti, Todeschini, lui ora in cabina di regia dopo l'uscita di Mascherpa, in mezzo all'area cade Siberna, non c'è fallo. Daniello, Siberna, Siberna da tre, Siberna da tre, 24-25. Siberna inizia a carburare, 5 punti consecutivi. Possesso Desio, partita tiratissima. Andrea Negri, palla in mano, quartieri. Novati. Novati entra, fuori per Esposito. Passi di Esposito, palla persa Desio. Si lamenta coach Davide Villa. Passi di Alessandro Esposito, il giovane classe 97 del vivaio blu-arancio. Fischiati passi Esposito, palla recuperata da Lecco, rimessa Daniello. Daniello, Todeschini, porta su palla Todeschini, davanti a lui Lorenzo Novati, Piunti. Piunti ancora Todeschini, dentro c'è Siberna. Todeschini vuole Daniello, lo trova Daniello. Daniello, Todeschini, ancora Todeschini, dentro il post basso per Piunti che prova a girarsi, Balanzoni sbaglia, recupero di Piunti, grandissimo recupero di Giorgio Piunti, palla ancora nelle mani di Lecco, 10 secondi sul cronometro, Todeschini fuori per Balanzoni, la riapre per Siberna, Daniello da tre, ferro, Balanzoni la prende ancora Politi, onnipresente, Novati, 4:30 sul cronometro, Novati. Novati dentro, Novati fino in fondo, stoppata di Balanzoni, ma la rimessa è per Desio. Seconda stoppata della gara per Balanzoni, che è il miglior stoppatore del girone B fino ad ora. 2.7 stoppate di media a partita. Rimessa per Desio, 4:21 sul cronometro, più 1 Desio, 25-24. Novati, passano i secondi, vengono fischiati 5 secondi a Lorenzo Novati. Infrazione dei 5 secondi e Desio che riperde un'altra palla dopo i passi di Esposito. Siberna, Todeschini, salgono i decibel del Bione. Piunti, Piunti, Todeschini, Daniello, Daniello prova in penetrazione, poi si ferma, è fuori ancora per Piunti. Grande prestazione quella di Piunti oggi. Todeschini, Siberna prova da tre ancora, ferro e poi è Esposito. Rimbalzo Desio e possesso per Lorenzo Novati. Dentro per quartieri, sotto canestro quartieri, Piunti l'ostacola, Negri da tre e la mette dentro ancora. 27-24, scatenato Andrea Negri, 11 punti per lui. 24-28. Todeschini, Piunti, Daniello. Fallo di Esposito, terzo fallo di squadra Desio, fallo di Esposito, cambio per Lecco, Meneguzzo reinserisce Giulio Mascherpa, fuori Davide Todeschini, cambio anche per Desio, esce Esposito ed entra Corno. Possesso Lecco, Daniello. Daniello, Mascherpa. Siberna. Post basso per Balanzoni. Balanzoni guarda e la gioca per Mascherpa. Vuole la tripla, poi ritorna da Balanzoni. Sotto con Politi. Recupero palla di Politi. E riparte Desio con quartieri. Quartieri contro Daniello. Va quartieri fino in fondo e poi perde palla. Rimessa per Lecco. Rimessa per Lecco e c'è anche un cambio. Nelle file di Lecco entra Federico Freri, fuori Jacopo Balanzoni. Entra Freri, classe 96, anche lui proveniente dal vivaio canturino, come Siberna e Ukaegbu, oggi assente per infortunio.
Quindi possesso Lecco, ancora Giulio Mascherpa, 3 minuti alla fine del secondo quarto, 28-24 per Desio. Freri, Daniello, Daniello scivola, poi ritorna in piedi. Piunti, Mascherpa, Mascherpa contro quartieri, Mascherpa da 2, sbaglia, Politi, riparte Desio con Lorenzo Novati. Novati, Novati in penetrazione, Novati contro Siberna, Novati, gran canestro di Novati. Gran canestro di Novati, 24-30, time out chiamato da coach Meneguzzo, più 6 Desio, si ritorna allo stesso punto di fine primo quarto quando Desio conduceva per 20-14, ora siamo 24-30, punteggio invariato. Lecco aveva dato l'idea di essere rientrata in gara anche se non aveva mai operato il sorpasso minimo svantaggio meno 1 dopo la tripla di Siberna, 5 punti consecutivi per lui, ma Desio è ritornata avanti di 6 lunghezze grazie soprattutto a una prestazione maiuscola fino ad ora di Andrea Negri, l'ex capitano di Lecco, 11 punti con 3 triple messe a segno. Ritornano sul parquet le squadre, 2 minuti e 40 all'intervallo lungo. Lecco rientra con gli stessi effettivi, quindi Mascherpa, Daniello, Siberna, Freri e Piunti, anche Desio con Novati, Politi, Quartieri, Corno e Andrea Negri. Siberna, possesso Lecco, Mascherpa porta su palla il playmaker, classe 92, Freri, ancora Mascherpa dentro per Siberna, spalle a canestro, grande assist per Piunti, Piunti la trova, poi la perde, la ritrova, ma Siberna sbaglia da sotto ma la recupera e subisce anche fallo, grandissimo Giacomo Siberna, recupera palla e subisce fallo. Quarto fallo di squadra per Desio, fallo del numero 17 Lorenzo Novati. Cambio per Desio, esce Daniele Quartieri, entra il numero 10 Andrea Mazzoleni, giovane classe 97, anche lui come esposito del vivaio blu-arancio. Rimessa da fondo campo per Lecco. Siberna, Piunti scivola e perde palla, no, la recupera ancora Siberna, Daniello dentro per Piunti, mancano 4 secondi e subisce fallo Piunti ed è il quinto fallo di squadra per Desio, fallo di Filippo Politi. E Lecco va in lunetta con Giorgio Piunti. Fallo di Politi, quinto fallo di squadra e Lecco in bonus negli ultimi 2 minuti e 11 che ci separano dalla sirena di fine secondo quarto. Lecco ha fatto appena 2 falli contro 5 di Desio, va Piunti col primo ed entra, 25-30, secondo libero per Piunti, sbaglia questa volta, rimbalzo di Politi, 1 su 2 dalla lunetta per Piunti, più 5 Desio, possesso nelle mani di Lorenzo Novati. Novati va in penetrazione, tira dalla media distanza, Ferro, Negri, rimbalzo, ma poi pesta la linea di fondo campo e Lecco recupera palla ancora, seconda volta che Negri tocca la linea di fondo campo. Riparte Lecco, 1:54 e sale il coro dei tifosi lecchesi. Siberna, Mascherpa dentro, poi c'è Politi, Freri la gioca fuori, Daniello da 3, tripla di Daniello, 28-30.
1.36, Lecco ritorna sotto a meno 2. Primo tentativo e prima tripla messa a segno per Andrea Daniello. Fallo di Siberna su Mazzoleni. E potrebbe essere il terzo fallo personale di Giacomo Siberna. E infatti è così. Terzo fallo, Meneguzzo lo toglie e mette Todeschini. Fuori Siberna. 5 punti per lui fino ad ora. Negri, Novati. Novati prova ad entrare. Corno da 3. 28-33. Ancora più 5 Lecco. Tripla di Alessandro Corno. Mascherpa, Freri, Daniello. Todeschini. Todeschini, ci sarebbe Freri. Todeschini va dentro per Piunti. Piunti spalle a canestro con Novati. Prova a girarsi. Lo ostacola Politi e finisce l'azione. Scoccano i 24 secondi ed Ezio recupera palla. Mancano 54 secondi all'intervallo, più 5 per Desio, 28-33. Lecco sotto di 5, Novati. Negri. Mazzoleni. Mazzoleni viene fischiato fallo a Piunti. Ed è il quarto fallo di squadra per Lecco, fallo su Mazzoleni. Ed è il secondo fallo personale di Piunti. Negri, Novati. Novati chiama il pick and roll di Politi. Novati ancora lui dentro per Politi. Daniello gliela porta via. Politi voleva fallo che assolutamente non c'è. Daniello da 3. Ferro. Poi la recupera Piunti, fuori per Todeschini, sbaglia anche Todeschini, non riesce a segnare Lecco e poi c'è fallo. Fallo di Politi, giusta la chiamata arbitrale. Fallo su Piunti che torna in lunetta dopo l'1 su 2 di poco fa. Lecco con la possibilità di chiudere a meno 3 almeno, segnando questi due liberi. Dovrebbe essere il secondo fallo personale di Filippo Politi. Due liberi per Lecco, Piunti va col primo. A segno, 29-33, meno 4 Lecco. Va col secondo, 2 su 2 per Piunti, 30-33. Doppio cambio nelle file di Desio, entrano Quartieri e Gallazzi, escono Politi e Mazzoleni. Ultimo possesso probabile prima della sirena dell'intervallo lungo per Desio. Negri, Corno, pressing di Lecco. Negri, Todeschini su di lui. Negri, Corno contro Daniello, forse c'è fallo. Corno tira, sbaglia Gallazzi, finisce qui all'intervallo. Desio avanti di 3, 33-30 su Lecco. A tra poco per l'inizio del secondo tempo dal palazzetto del Bione. Secondo tempo di Gimar Basket Lecco Rima Desio. Stanno vincendo gli ospiti 33-30, più 3 per Desio dopo le prime due sirene. Lecco riparte con il quintetto composto da Mascherpa, Daniello, Piunti, Siberna e Balanzoni, lo stesso quintetto iniziale per coach Massimo Meneguzzo. Dall'altra parte vediamo ora le scelte di coach Davide Villa. Ottima prestazione nelle file desiane da parte sia di Filippo Politi che di Andrea Negri, l'ex capitano dell'Ecco. Da parte lecchese buon impatto come al solito di Giulio Mascherpa, faro autentico della compagine lecchese. 20 secondi all'inizio del terzo periodo.
Secondo tempo al Bione, Lecco, Desio. Vedremo con quali effettivi riprenderà Desio. Sicuramente Andrea Negri, Filippo Politi, Quartieri, Novati ed Esposito. Gli stessi 5 iniziali, così come Lecco. Primo possesso sarà per Lecco. Daniello dalla linea bianca. Parte il secondo tempo. Mascherpa, primo possesso Lecco, 30-33. Balanzoni, Daniello. Siberma penetra, poi trova Balanzoni contro Politi, non vuole lo scontro, fuori per Mascherpa. Mascherpa penetra, Piunti, rimbalzo Desio, ma la recupera Siberna e viene fischiato fallo a Siberna. Fallo molto dubbio ed è il quarto personale di Siberna a 9.35 del terzo periodo. Quarto fallo per Siberna, Meneguzzo lo toglie subito, inserisce Davide Todeschini. Siberna 5 punti per lui, limitato dai falli questa sera a Lecco. Possesso Desio, Novati. Sale il tifo dei supporter brianzoli giunti a Lecco. Quartieri, Negri. Blocco di Politi, Esposito pensa al tiro da tre, poi Novati dentro per Politi. Si gira Politi e la mette dentro, 2 punti di Politi, ancora lui, più 5 Desio. Mascherpa. Mascherpa in palleggio, Piunti, Todeschini, Daniello, Balanzoni, fuori per Todeschini, penetra Davide Todeschini, fallo di Piunti, abbastanza inspiegabile la decisione arbitrale, primo fallo di squadra per Lecco nel terzo periodo, Novati, Negri. Esposito, Novati, Quartieri, Politi, Quartieri, da tre Quartieri e la mette dentro, 30-38, più 8 Desio, massimo vantaggio, è entrata fortissimo Desio nel terzo periodo, subito parziale di 5-0, fuori per Daniello, da tre, Ferro, la recupera Novati, rimbalzo di Novati e riparte Todeschini, però recupera Todeschini, Mascherpa, possesso Lecco, 30-38 per Desio. Entra Mascherpa, supera Politi, 2 punti di Giulio Mascherpa, 32-38, prova a ricucire Lecco, meno 6. Quartieri, Novati dentro per Politi, si gira Politi, poi c'è Balanzoni, Politi prova da due, sbaglia questa volta, recupera Todeschini, transizione Lecco, dall'altra parte per Daniello, lo prova da tre, Ferro, ma Piunti a rimbalzo, Piunti, 34-38, parziale di 4-0 per Lecco che ritorna sotto, meno 4, possesso Desio, Novati, Esposito, Politi, Quartieri, fuori dall'arco dei 6.75 per Novati, pick and roll di Politi, Novati, palla ancora nelle sue mani, non cerca Politi, lo cerca ora e lo trova, Todeschini su di lui, Politi fino in fondo, mette dentro altri 2 punti, 34-40, incontenibile Politi sotto le plance. Mascherpa però chiede che venga pulito il parquet e ottiene la risposta affermativa da parte dell'arbitro, cronometro fermo 6.59, 34-40 per gli ospiti, ovvero Desio Albione di Lecco. Rimessa per Lecco, Todeschini.
Mascherpa. Ancora Mascherpa. Fuori per Balanzoni. Todeschini in penetrazione. Cerca di nuovo Balanzoni contro Politi. Balanzoni fino in fondo e sbaglia. E riparte Desio con Novati. Più 6 Desio. Dentro per Quartieri, fuori per Esposito. Prova e sono passi ancora di Alessandro Esposito. Giovane classe 97. Seconda infrazione di passi della partita per lui. Mascherpa. Possesso Lecco. Mascherpa contro Quartieri. Balanzoni. Fuori per Todeschini. Arresto dentro Todeschini. Tiro. 2 punti per Todeschini. 36-40. Torna meno 4 Lecco. Quartieri, palla in mano. Esposito. Negri. Politi. Dentro per Esposito. Fischiato fallo a Piunti. Fallo di Giorgio Piunti su Alessandro Esposito. Rimessa da fondo campo per Desio. Quartieri. Quartieri Esposito. Fischiato fallo a Piunti. Fischiato fallo a Piunti e dovrebbe essere il quarto fallo personale. 4 falli Piunti, 3 Perego. Situazione complicata per i lunghi di Lecco. Ed entra Brambilla al posto di Piunti. In campo Luca Brambilla, classe 96. Proveniente da Calolzio, con la quale ha giocato in Serie C Gold l'anno scorso. Esposito, su di lui subito Brambilla. Esposito trova Quartieri, che a sua volta trova Politi. Politi per Negri. Negri in velocità dentro e vengono fischiati i 3 secondi in aria ad Esposito. Palla persa ancora per Desio. E Villa, coach Villa, toglie Alessandro Esposito e inserisce Edoardo Gallazzi. Brambilla Todeschini, porta su lui palla. Playmaker Todeschini. Ancora lui, Balanzoni. Sta a vedere Mascherpa. Mascherpa in penetrazione su Quartieri. Arresto e tiro da 2. 38-40. Meno 2 Lecco. Torna sotto Lecco. Torna sotto Lecco quando mancano 5 minuti e 31 secondi al suono della terza sirena. 38-40 per Desio. È tornata sotto Lecco. Rimessa Desio. Ora con Andrea Negri. Nel mentre l'arbitro chiama a rapporto sia Meneguzzo che Villa. Si chiariscono i 3 e può ripartire la gara con la rimessa di Negri per Novati. Su di lui Brambilla. Novati porta su palla, supera la linea di metà campo. Brambilla sempre in pressione. Dentro Novati fino in fondo. Perde palla ma ottiene la rimessa. Bella difesa di Davide Todeschini. 14 secondi sul cronometro per concludere l'azione per Desio. Novati. Fuori per Politi. Quartieri da 3. Subito. Sbaglia. Novati. Anche lui prova da 3. Balla 2 volte sul ferro. La recupera Lecco. E riparte Lecco con Todeschini. Transizione Lecco. Daniello pensa al tiro da 3. Ma la palla è ancora nelle mani di Todeschini. Dentro Todeschini. Sbaglia l'assist per Balanzoni. La recupera Quartieri. E riparte Novati. Negri. Per Gallazzi. Novati da 3. Sbaglia ancora Novati. Balanzoni, rimbalzo. Mascherpa. Brambilla. Ancora Mascherpa. Chiama il pick and roll di Balanzoni. Mascherpa da 2. Fallo. Fallo senza canestro però. 2 liberi per Giulio Mascherpa.
4:38 sul cronometro, meno 2 Lecco, 38:40, opportunità di pareggiare i conti per Mascherpa, 2 libri dalla lunetta. Tanto ci sono problemi al tavolo col cronometro. L'arbitro si chiarisce con i componenti del tavolo e la gara può riprendere. Cronometro fermo, Mascherpa va col primo e sbaglia. Sbaglia Mascherpa il primo libero, va col secondo e lo mette dentro. 39:40, meno 1 Lecco, torna a contatto Lecco, avrebbe potuto pareggiare. Mascherpa dalla lunetta, Novati, quartieri per Gallazzi, dentro per Politti, ma la recupera Balanzoni, grande recupero di Balanzoni. Allora può ripartire Todeschini dall'altra parte per Mascherpa, fuori per Brambilla da 3, Ferro è sotto le plance, domina ancora una volta Politti, riparte Novati. Aspetta l'ingresso di Politti in area Novati, poi va fino in fondo, si allarga Novati, dentro per Politti, su di lui Brambilla, Politti, fallo di Brambilla e Politti andrà in lunetta a 4 minuti dalla fine del terzo quarto. Desio avanti di una sola lunghezza. Filippo Politti dalla lunetta, grande prestazione la sua quest'oggi al Bione. Sotto canestro, incontenibile Politti. Va Politti col primo, i fischi di tutto il Bione di Fede Lecchese e il primo lo mette a segno. Più 2 Desio. Va col secondo Politti. Ancora i fischi del Bione. Va Politti e mette dentro anche questo. 2 su 2 dalla lunetta per Filippo Politti, più 3 Desio, 39:42. Todeschini, palla nelle mani di Davide Todeschini, fuori per Brambilla, Mascherpa, Balanzoni, Todeschini ancora lui, Todeschini, fuori per Brambilla che penetra, fuori per Daniello da tre, 42 pari, Lecco ritorna in parità, Andrea Daniello. Seconda tripla messa a segno per la guardia triestina in forza alla Gimar Basket Lecco ed ora è parità assoluta. Negri per Politti, ancora Negri. Negri vuole ritornare da Politti, lo ritrova. Gallazzi, 2 punti di Edoardo Gallazzi, 44-42 per Desio. Partita bellissima e incertissima. Squadre punto a punto, Todeschini, Brambilla. Buono il gioco di Brambilla, Balanzoni sbaglia da vicino e allora riparte Desio con quartieri dall'altra parte per Negri. Negri da 2, sbaglia Mascherpa, riparte Lecco, transizione Lecco, Mascherpa, Brambilla, davanti a lui Politti, dentro per Balanzoni che va a schiacciare, 44 pari, schiacciata poderosa di Jacopo Balanzoni, grande assist di Luca Brambilla. E coach Davide Villa chiama timeout. Nuovo pareggio Lecco a 2:40 dalla fine del terzo periodo. Lecco è tornata in parità, 44 pari. Il computo dei falli dice 4 falli di squadra per Lecco e solo 1 per Desio. Davide Villa infuriato coi suoi ha chiamato timeout. Vantaggio massimo di Desio in questo periodo ha toccato il più 8, poi Lecco è rientrata grazie alla tripla di Daniello e soprattutto adesso alla schiacciata di Jacopo Balanzoni, grande assist di Luca Brambilla, è entrato propositivo sul parquet. Sta finendo il time out a disposizione dei due coach. Davide Villa infuriato e le squadre possono rientrare sul parquet. 44-44. Lecco Desio, partita bellissima e tiratissima. Per ora nessuno strappo decisivo in grado di
ammazzare la partita. Squadra in perfetta parità, il possesso è di Desio. Gallazzi. Gatto. È entrato Gatto al posto di Novati. Lecco rimane come prima. Gallazzi in palleggio. Prova da tre Gallazzi e sbaglia, ma il rimbalzo è di Gatto. Extra possesso Desio. Ancora Gallazzi. Gatto. Esce Politi per il pick and roll. Gatto gliela rigioca e Politi va, ma sbaglia. E rimbalzo è di Lecco. Riparte Mascherpa in contropiede. Fino in fondo Mascherpa. C'è Gallazzi su di lui. Mascherpa finta e va dentro. E gli viene fischiato sfondamento. Sfondamento di Giulio Mascherpa. Recupera palla Desio. Recupera palla Desio. Chiede scusa a Mascherpa. Primo fallo personale di Giulio Mascherpa. E intanto un cambio nelle file di Desio. Entra Alessandro Corne ed esce Daniele Quartieri. Applausi dei supporter Brianzoli a Daniele Quartieri. Possesso Desio. Gatto. Gatto rambilla su di lui, lo tiene. Ora Gallazzi vede il tiro da tre, ma la gioca dentro per Politi, che sbaglia, e la rimessa è per Lecco. La rimessa è per Lecco. Politi si lamenta con l'arbitro, che però non cambia decisione. Rimessa Lecco. Todeschini, Mascherpa. Ancora Todeschini in posizione di playmaker. Davide Todeschini, su di lui Gatto, dentro Todeschini in penetrazione per Balanzoni. Balanzoni, 46-44. Jacopo Balanzoni, quarto punto consecutivo, e Lecco che torna avanti dopo i punti di vantaggio che aveva accumulato nel primo periodo. Poi Desio era sempre stata sopra. Due punti in più per Lecco. Gallazzi dalla media distanza sbaglia e riparte Lecco con Daniello. E riparte Lecco con Daniello. Todeschini da tre. Todeschini da tre. 49-44, più 5 Lecco, più 5 Lecco, la rimonta è compiuta, più 5 Lecco, salgono i decibel del Bione. Grande tripla di Davide Todeschini, fuori per Corno che va in penetrazione, Balanzoni su di lui, viene fischiato fallo contro Balanzoni, due liberi a disposizione di Alessandro Corno. Quinto fallo di squadra per Lecco contro l'unico di Desio quando mancano 57 secondi alla fine del terzo periodo. Dalla lunetta Alessandro Corno va col primo corno e sbaglia. Sbaglia il primo libero Corno. Va col secondo e sbaglia nuovamente, 0 su lui della lunetta, ma il rimbalzo è di Politi, forse no, la recupera Balanzoni, fallo e poi calcio di Politi a Balanzoni da terra e viene fischiato l'antisportivo a Politi che rimane a terra, che rimane a terra. Grandissimo recupero di Jacopo Balanzoni che poi subisce fallo antisportivo fischiato a Filippo Politi, che rimane a terra dopo un parapiglia generale nel pitturato. Politi continua a rimanere giù, dolore al gomito per il pivot di Desio. Entrano i sanitari della Croce Rossa. Politi dolorante a terra, si è scatenato un vero e proprio parapiglia sotto il canestro, difeso da Lecco dopo lo 0 su 2 della lunetta di Corno. La palla recuperata alla fine da Balanzoni che subisce fallo da Politi. Ancora a terra. 49-44 per Lecco quando mancano 53 secondi al suono della terza sirena. Lecco che è rientrata in gara grazie ai punti 4 consecutivi di Balanzoni e alla tripla di Todeschini, più 5 Lecco dopo essersi trovata sotto di 8 punti in questo stesso periodo. Intanto esce Politi,
Al suo posto è entrato Tommaso Colombo. E Balanzoni va a chiarirsi con Politi. 5-3-2. E ora i due liberi per Balanzoni. Antisportivo fischiato a Politi, due liberi per Lecco. Balanzoni in lunetta per la prima volta in questa partita. Va col primo Balanzoni e sbaglia. Secondo per Balanzoni. Poi ci sarà nuovamente possesso Lecco. Col secondo sbaglia anche il secondo. 0-2 per Balanzoni. 0-2. Possesso per Lecco dopo l'antisportivo fischiato contro Politi. Daniello per Mascherpa. Avrebbe potuto raggiungere un vantaggio migliore da questo antisportivo. Balanzoni. Todeschini. Per Brambilla. Per Mascherpa. Chiama il pick and roll di Balanzoni che va dentro. Palla per Balanzoni. Si ferma e subisce fallo. Fallo di Colombo su Balanzoni che andrà nuovamente in lunetta dopo lo 0-2 di pochi secondi fa. 33 secondi alla fine del terzo quarto, 49-44. In lunetta Jacopo Balanzoni, ex Varese. Va col primo e lo sbaglia nuovamente. 0-3 complessivo di Balanzoni. Va col quarto e sbaglia anche questo. 0-4, incredibile. Ma la recupera Brambilla, grande recupero. Mascherpa. Mascherpa dall'altra parte sbaglia e perde palla Lecco. La recupera Desio, 21 secondi alla fine. Palla per Desio. Rimessa Desio nella propria metà campo. Andrà con la rimessa Colombo. Intanto cambio per Lecco. Esce Balanzoni, entra Perego. Esce Mascherpa, entra Freri. La rimessa per Colombo. Per Gatto, subito Brambilla in pressione. Gatto porta su palla lui. Mancano di 15 secondi alla fine della partita. La recupera Brambilla. E sì, palla recuperata Lecco. Grandissimo Luca Brambilla, grande recupero. E l'ultimo possesso del periodo sarà per Lecco. Intanto cambio per Desio, esce Gallazzi, entra Quartieri. Rimesso da fondo campo per Lecco, Daniello, Todeschini. Va a fare blocco Ferri, va dentro Todeschini fino in fondo. Fallo su Todeschini e Todeschini andrà in lunetta perché è il quinto fallo di squadra di Lecco. Di Desio, scusate. 2 secondi alla fine, cronometro fermo, 2 liberi per Todeschini dopo lo 0-4 incredibile di Jacopo Balanzoni. Lecco ancora in lunetta, Todeschini va col primo e lo mette dentro. 50-44, più 6, più 6 Lecco. Secondo di Todeschini e mette dentro anche questo. 51-44, più 7 Lecco e prova da lontanissimo Gatto ma sbaglia. Finisce il terzo periodo, 51-44 per Lecco, che dopo essere stata sotto di 8 punti è riuscita a rimontare fino al più 7. 15 punti rimontati in questo quarto a Desio. Grandissimo terzo periodo di Lecco. Ha trovato finalmente le triple di Daniello e Todeschini. Migliori percentuali e così è tornata sotto. 51-44. Due coach a rapporto con le rispettive squadre. Politi intanto ancora dolorante dopo l'episodio che l'ha visto protagonista in negativo con il calcio da terra a Balanzoni, antisportivo fischiato contro Politi, che poi è uscito per un dolore al gomito nella caduta dopo il rimbalzo mancato. Ultimi 10 minuti alla fine della partita. Lecco avanti di 7 lunghezze.
sembrava essersi messa male per il quintetto di coach Massimo Meneguzzo quando Desio ha toccato il più 8 con un avvio sprint di secondo tempo, ma l'Ecco ha resistito, non ha mollato come nella sua indole, è rientrata, ha pareggiato e ora è addirittura sul più 7 quando mancano 10 minuti effettivi alla fine di questa quarta giornata del campionato nazionale divisione B, girone B. Gimar Basket Lecco 51, Rima Desio 44. Squadre che rientrano sul parquet: Lecco con Mascherpa, Daniello, Todeschini, Brambilla e Balanzoni dopo lo 0 su 4 ai liberi. Desio si ripresenta sul parquet con Gatto, Corno, Quartieri, Colombo e Negri. Negri che nel secondo tempo ancora non ha segnato, tutti i punti segnati tra primo e secondo quarto. Possesso Desio, inizia l'ultimo periodo, quello decisivo. Corno, Gatto, Brambilla subito in pressione, buono l'impatto di Brambilla questa sera, palle recuperate importanti e poi un assist per Balanzoni. Va dentro Negri, fino in fondo Negri e la mette dentro, segna Andrea Negri, 51 a 46, meno 5, torna sotto Desio. Todeschini su di lui, Gatto, Todeschini, Brambilla e c'è fallo su Mascherpa, fallo di Quartieri, primo fallo di squadra per Desio. Rimessa Lecco, Daniello, Mascherpa, Todeschini, Todeschini va dentro fino in fondo, fuori per Daniello da 3, Daniello da 3, 54-46, più 8 Lecco, massimo vantaggio dopo il più 7 di fine terzo periodo. Ancora lui, Andrea Daniello, terza tripla messa a segno. Corno, Gatto, Gatto va dentro e subisce fallo, fallo di Brambilla, fallo di Brambilla e primo fallo di squadra per Lecco nell'ultimo periodo. 1-1 il computo dei falli tra le due squadre. Rimessa Desio con Corno, si fa vedere subito Gatto, ma la palla va a Negri. Gatto, Gatto chiama il pick and roll, Colombo va fino in fondo, Gatto e stoppona di Balanzoni, terza stoppata della partita. Riparte Lecco con Brambilla, Mascherpa, Mascherpa dentro per Balanzoni e subisce fallo. Balanzoni, fallo di Andrea Negri, Balanzoni ancora in lunetta, che sia questa la volta decisiva per sbloccarsi dalla lunetta. Grande assist di Mascherpa per Balanzoni. Balanzoni ancora in lunetta, intanto Villa si lamenta con l'arbitro per questo fallo fischiato ai danni di Andrea Negri. Continua a lamentarsi Villa. Il siparietto continua. Villa non accenna a smettere di lamentarsi. Quindi i due liberi per Lecco con Balanzoni. Balanzoni va col primo e questa volta lo mette a segno, questa volta lo mette a segno, si sblocca dalla lunetta Balanzoni. Ora il secondo, va Balanzoni dentro anche il secondo, 2 su 2 dalla lunetta per Balanzoni, 56-46, più 10 Lecco. Gatto, Negri, dentro per Colombo, fischiato fallo, fischiato fallo a Brambilla. Fallo e canestro. In lunetta Colombo per completare il gioco da 3. Più 6 Lecco. Va Colombo e la mette dentro, 56-49, più 7 Lecco. 3 possessi di vantaggio per Lecco. Mascherpa, Balanzoni, Todeschini, va dentro Balanzoni, ma Todeschini preferisce Daniello. Balanzoni, fuori per Daniello,
Daniello va fino in fondo, Daniello sbaglia, ma c'è Brambilla, Ferro e poi fallo fischiato contro Adesio, fallo di Gianmarco Gatto, terzo fallo di squadra per Adesio. Davide Villa inviperito verso gli arbitri, fallo di Gatto ed è il secondo personale per Gianmarco Gatto, playmaker di Adesio. Possesso Lecco, 8 e 14 sul cronometro. Todeschini per Mascherpa, contrastato da Quartieri, sempre Mascherpa, va dentro Mascherpa, supera Colombo, da due Mascherpa, è corto, la prende Balanzoni, ma è rimpallo, è a favore di Adesio che recupera palla. Colombo, partita vivacissima, Gianmarco Gatto, 56-49 per Lecco. Gatto per Negri, va Negri, prova da tre Negri e la mette dentro, 40-56-52, altra tripla di Andrea Negri, 5 punti per lui nel secondo tempo fino ad ora. Todeschini, Adesio è tornato a meno 4, Todeschini va dentro, fuori per Balanzoni, in palleggio Balanzoni contro Colombo, forse subisce fallo, gli arbitri non fischiano. Mascherpa, Mascherpa da 3, Ferro e la recupera Quartiere, anzi no, Balanzoni, ma c'è invasione di campo, c'è invasione di campo perché Mascherpa era nella propria metà campo, aveva recuperato Balanzoni, ma Lecco perde comunque palla, esce Mascherpa, entra Siberna, possesso Adesio, più 4 Lecco quando mancano 7 minuti e 23 secondi. Rimessa per Quartieri, Gatto, Colombo chiama il pick and roll, Gatto non gliela ridà, la recupera Todeschini con un fallo, però terzo fallo di squadra anche per Lecco, pari il computo dei falli, 3-3. Quartiere, rimessa Adesio, Negri, Quartieri, Gatto, Corno, fino in fondo, Corno, stoppata ancora di Balanzoni, quarta stoppata della partita per Balanzoni che si conferma miglior stoppatore del girone B. Todeschini, Balanzoni, Brambilla, Brambilla dentro, Siberna, Todeschini, Todeschini perde palla, la recupera Negri e può ripartire Adesio. Gatto, Villa vuole velocità, Gatto, Quartieri si gira, trova Colombo che sbaglia, rimbalzo di Siberna e possesso Lecco, fallo di Corno che impedisce la ripartenza di Siberna, quarto fallo di squadra per Adesio. Intanto cambio per Lecco, entra Piunti ed esce Balanzoni, secondo fallo personale di Corno. Rimessa Lecco, Siberna, Todeschini, Todeschini contro Gatto, fino in fondo Todeschini, fuori Daniello da 3, Daniello da 3, quarta tripla di Daniello, 59-52, Lecco torna 3 possessi avanti, più 7 per Lecco. Gatto, c'è Piunti a contrastarlo, Gatto reversa, ma Daniello la recupera, errore di Gianmarco Gatto. Daniello, Siberna ha il tiro da 3, se lo prende Ferro, Todeschini la recupera per un attimo, riparte Gatto, fallo di Brambilla, quarto fallo di squadra per Lecco, 4-4 il computo dei falli, intanto rientra Novati ed esce Gatto, quarto fallo personale per Brambilla. Novati,
Negri. Davanti a lui Todeschini. Negri fuori, quartieri da tre. Quartieri da tre. 59-55. Risponde alla tripla di Daniello. Daniele Quartieri. Daniello. Brambilla. Brambilla. Grande assist per Siberna, ma aveva toccato la linea Brambilla. Linea di fondo campo pestata coi piedi. E palla recuperata per Desio. Tanto cambio per Desio. Esce Colombo, entra Gallazzi. E per l'Eco esce Brambilla. Entra Jacopo Balanzoni. Corno Novati. 5-18 sul cronometro, 59-55 per l'Eco, più 4 per i padroni di casa. Novati, Quartieri, Gallazzi. Gallazzi vuole il tiro, invece la gioca fuori per Negri, da 2, sbaglia e la recupera l'Eco. Todeschini, la porta su lui, Davide Todeschini. Piunti, Daniello. Daniello prova ancora da tre, questa volta va male, ma arriva Siberna, la recupera però Novati. Riparte il playmaker blu-arancio. Fuori per Gallazzi. Quartieri. Novati. Dentro, ma la recupera Daniello. Rimessa l'Eco. 4:31 sul cronometro. Rimessa da fondo campo per Desio. Se ne incarica Lorenzo Novati. Novati fuori per Quartieri. Gallazzi avrebbe la possibilità di tirare la tre, invece va dentro. Siberna lo ostacola, Gallazzi sbaglia. Balanzoni, ancora lui a rimbalzo. Todeschini. Piunti. Riapre per Siberna, in post basso per Balanzoni, lotta sotto canestro, Todeschini da tre e la mette dentro Todeschini. 62-55, esulta Massimo Meneguzzo. Più 7 l'Eco, ancora una tripla, ancora Davide Todeschini. Grande prestazione per il classe 93. Corno, davanti a lui Siberna. Novati, Novati contro Daniello. Novati va in penetrazione, ma la perde, la recupera Daniello e poi Balanzoni e poi Todeschini. Possesso l'Eco, 3:34 sul cronometro. Daniello, dentro per Balanzoni, fuori per Todeschini. Chiama il pick and roll di Balanzoni, va dentro, poi Todeschini da solo. 64-55, più 9 l'Eco, timeout chiamato da coach Davide Villa. Todeschini, 5 punti consecutivi, tripla e penetrazione totalmente da solo. Totalmente da solo, immobile la difesa di Desio, più 9 per l'Eco. 3:23 dalla fine, timeout Desio. Potrebbe essere il vantaggio che conta. Dopo la rimonta, l'Eco non si è... L'Eco si è ricompattata ed è arrivata addirittura alla doppia cifra di vantaggio nel corso dell'ultimo periodo, più 10, poi il rientro di Desio fino al meno 4 e ora meno 9 per Desio dopo che aveva toccato il più 8 nel primo tempo. Rientrano le squadre sul parquet. Desio ha esaurito i timeout a disposizione, il secondo quarto, per dare una bella strigliata ai suoi, l'ha chiamato Davide Villa. E si alzano i decibel ancora una volta del Bione, l'urlo dei tifosi di casa. 64-55 per l'Eco, possesso Desio, Novati. Siberna subito in pressione, Negri la apre per Corno. Arriva Novati, si fa consegnare ancora palla, sempre Siberna davanti a lui, non lo molla. Novati per Quartieri, Gallazzi. Gallazzi chiuso da Piunti. Gallazzi prova a entrare, la perde, la recupera Piunti. E riparte Todeschini. E riparte Todeschini. Piunti. Dentro per Balanzoni. Per Siberna che fa due punti. 66-55. Massimo vantaggio l'Eco. Più 11. 2:46 sul cronometro. Novati.
Balanzoni gli sporca la palla, rimessa Desio, e c'è anche il cambio per Desio. Fuori Gallazzi, impalpabile oggi, e dentro Colombo. Prestazione negativa per Gallazzi quest'oggi. Rimessa Desio, corno Novati, Todeschini su di lui, in pressione, Quartieri Piunti prova a non farlo passare, Quartieri passa, da tre Negri, questa volta prende il ferro e il rimbalzo è di Todeschini, riparte Lecco. Piunti, Daniello, Piunti, 10 secondi al termine dell'azione, palla per Balanzoni contro Colombo, Balanzoni il ferro e la recupera Desio, riparte Novati, Quartieri, transizione Desio. E c'è ancora la stoppata monumentale di Balanzoni, quinta stoppata della partita, incredibile, incredibile, dove è andato Balanzoni questa volta? Standing ovation del Bione, spettacolare Balanzoni, quinta stoppata della partita su Novati, cosa ha fatto Balanzoni? Tutto il Bione in piedi, merita questi applausi l'ex Varese. Colombo, intanto è iniziata, corno da tre, sbaglia, rimbalzo di Siberna e palla nelle mani di Todeschini, 1:56 alla fine, Lecco può rallentare, più 11 Lecco, Piunti, Daniello, pensa al tiro a tre, poi Balanzoni, rallenta Lecco, come deve fare, Todeschini, mancano 3 secondi, dentro, Siberna deve tirare per forza, sbaglia, e scadono i 24 secondi, recupero Desio, 1 minuto e 36, chiama timeout, coach Meneguzzo non vuole assolutamente perdere questa partita che ha in mano, 66-55 per Lecco, 1:36 alla fine della partita. Nota di merito sicuramente per Jacopo Balanzoni, autore di 5 stoppate, si conferma nettamente il miglior stoppatore del girone B di Serie B, più 11 per Lecco dopo che si era messa male nel primo periodo con il più 8 addirittura di Desio, nel secondo periodo Lecco è rientrata ed è arrivata fino alla doppia cifra di vantaggio, complice anche l'assenza sul parquet di Politi, infortunato per un problema al gomito dopo una caduta, dopo un rimbalzo non preso e il susseguente antisportivo fischiatogli contro per il calcio da terra, antisportivo nettamente nei confronti di Balanzoni, uno dei protagonisti assoluti di questa serata di basket del Bione. Finito il time out, le squadre rientrano in campo, Lecco avrebbe un altro time out a disposizione, manca 1 minuto e 36 secondi e la palla è per Desio. Novati, Novati, so vedere corno, anche Negri dentro per Colombo, invece ancora Novati, prova da tre, deve fare per forza così Desio, tabella, la recupera Daniello e poi Todeschini, 1:25, rallenta Lecco, rallenta Todeschini, Balanzoni, Daniello va in penetrazione fino in fondo, 2 punti, 68-55, più 13 Lecco, e qui la partita può anche essere considerata chiusa. Quartieri forza da tre e sbaglia, perde ancora palla Desio, rimessa per Lecco, Siberna dalla linea bianca, Todeschini, grande prova di Todeschini nel momento decisivo, le due triple più importanti della serata insieme a quella di Daniello. Todeschini, Balanzoni, 58 secondi e Lecco vede la vittoria. Daniello per Todeschini, va dentro Balanzoni, Daniello preferisce Siberna, va da tre Siberna, ferro e poi rimbalzo di corno e riparte Desio, 43 secondi alla fine, Lecco in mano la partita, Negri non ci sta e va da tre e prende il ferro, rimbalzo di Novati e fallo di Siberna, 2 liberi per Novati,
36 secondi alla fine, più 13 Lecco, che ha la partita in mano. Applausi per Balanzoni, che esce ed entra Brambilla, protagonista assoluto Jacopo Balanzoni, ex Varese, con Gianmarco Pozzecco allenatore. 5 stoppate per lui, punti, rimbalzi, grandissima prestazione. Intanto Novati, primo libero messo a segno, 68-56. Secondo libero per Novati e fa 2 su 2, 68-57, più 11 Lecco, pressing a tutto campo di Desio. Brambilla, 32 secondi alla fine, Todeschini va fino in fondo, poi cerca Daniello da 3, Ferro, rimbalzo di Brambilla, poi Mascherpa, 18 secondi alla fine. Piunti dentro per Brambilla, che va a appoggiare al tabellone, 70-57, più 13 Lecco, la partita è finita, 12 secondi alla conclusione e Lecco porta a casa una vittoria importantissima, si vendica dell'aprile scorso quando rischiò di perdere i playoff contro Desio e finisce qua, 70-57 per Lecco, che raggiunge Desio in classifica a 4 punti. Grande prestazione di Lecco, più 13 finale. Buonasera a tutti dal palazzetto del Bione, è finita la quarta giornata del campionato nazionale divisione B, Gimar Basket Lecco 70, Rimadesio 57. Buonasera a tutti.